È stato detto, e in particolare è stata descritta la stella teatrale. Io cosa posso dire? Posso dire che siamo molto contenti di Marche Teatro come Comune di Ancona. Siamo contenti di Marche Teatro perché dalla situazione che abbiamo trovato quando siamo arrivati se ne è creata una completamente nuova, ma che è riuscita in pochissimo tempo a instaurarsi così bene nel territorio che sembra quasi che in realtà ci sia da sempre. E è una realtà che si dimostra solida, nonostante sia stato un anno molto complicato di rodaggio. È una realtà che permette appunto di valorizzare questo splendido teatro che abbiamo, assieme ad altri soggetti che vi operano, di utilizzare questa cattedrale della cultura nel senso che intendeva Ivana e Iacchetti prima. Chi si occupa di cultura oggi ha un compito molto importante, perché deve, può e deve essere un modello. In fondo chi si occupa di cultura è la persona più indicata non a lamentarsi dell'esiguità di risorse o delle difficoltà di una congiuntura o di un periodo, ma la persona più indicata ad offrire le soluzioni. Chi si occupa di cultura deve mostrare le soluzioni attraverso la produzione, attraverso la cultura, attraverso le opere d'arte, ma attraverso anche una capacità particolare di collaborare, cooperare e organizzarsi, perché chi si occupa di cultura ha qualche cartuccia in più, diciamo, da utilizzare in periodi come questi. Quindi noi riusciamo a presentare questa stagione in un teatro che, come ha detto la Presidente, come ha ricordato la Presidente, ha ottenuto un importante riconoscimento ministeriale, quello di teatro di rilevante interesse culturale, che non era affatto scontato, come abbiamo già sottolineato in altre situazioni. Continuiamo a crescere, l'idea è quella, accanto a migliorare sempre di più e a offrire spezzoni importanti della cultura nazionale e internazionale a questa città, fare anche di questa città il centro produttivo della regione dal punto di vista teatrale, perché questo è il teatro che fa produzione in questa regione, e nello stesso tempo aprire sempre di più il teatro a tutta la città e a tutto il territorio e viceversa. C'è una collaborazione costante con Marche Teatro da questo punto di vista, il teatro è più frequentato, è più popolato da attività, è più diversificata l'offerta al pubblico ma anche la frequentazione da parte di operatori culturali e persone che si occupano di arte e di cultura. Nello stesso tempo Marche Teatro esce a lavorare assieme all'amministrazione comunale e ad altri soggetti in altre attività che si svolgono sul territorio. Questo è quello che deve fare, essere un grande produttore e anche una grande infrastruttura, che è quello proprio che ci serve oggi per riuscire a dimostrare a quanti ancora sono scettici che è proprio attraverso il rilancio della cultura che probabilmente si riesce a rilanciare tutto, compresa l'economia.